Ciao ragazzi e ragazze, non so quante volte ho già registrato queste clip, ma vabbè. Sto registrando con il YouTube Mobile e volevo registrare questo video per la questione perché non faccio più video su YouTube, voglio lasciare il canale, non voglio lasciare il canale, assolutamente no. Non faccio più video su YouTube o li porto una volta ogni secolo perché non ho il tempo. Uno, non ho il tempo. E due, la scuola. Tanti dicono che facendo i video online sia molto più semplice e molto più facile. Secondo me questo non è così perché sì, è vero, è più facile, cioè sono già a casa, una volta che ho finito basta. Ma in questo caso non è così perché io, amando la scuola, preferisco dedicarci anche tempo, ma allo stesso tempo, avendo anche un canale, sia una pagina Instagram dove ci dedico un po' di più, e YouTube è un po' più difficile gestirlo, ma non per il fatto perché è YouTube, ma proprio perché io alla scuola cioè, ci sto dando tanto. E essendo a maggio la scuola, nel caso di me che faccio il liceo, cioè è molto più complicata perché è il mese in cui si concentrano tutte le verifiche, tutte le interrogazioni, tutti i recuperi. Nel mio caso sono fortunata perché in questo momento, adesso mi porterò Iella fino alla fine. Iella, per chi non lo sapesse, è sfortuna. Appunto. Ci do tutto il mio cuore e quindi non è che ci impiego. Se faccio un'ora dico ok, basta. Buona, un'ora di compiti, un'ora di studio, basta, adesso sto stanca. No, perché magari studio storia, faccio italiano, faccio filosofia o esercizi, quindi ci impiego tanto. Per la questione tempo è che prima registravo i video sabato sera, prima di uscire, perché mi truccavo, mi mettevo tabella in tiro e tutto, quindi avevo magari un po' più tempo, finivo di mangiare, appena finito di mangiare andavo su di sopra. Quindi mi lavavo prima, poi cenavo e poi andavo su di sopra a prepararmi, ma in questo caso, dato che ero in quarantena, mi truccavo, ma così. Per hobby, per me stessa alla fine. E, a parte quello, il tempo non ce l'ho per editare. Cioè, io magari faccio un video di mezz'ora, faccio un video di un'ora, ma io dopo devo trovare il tempo di editarlo. Cioè, io quando faccio un video voglio che sia perfetto. Ieri ho pubblicato sulla mia pagina Instagram, per chi non lo sapesse, alefrabeauty, ale-basso, fra-basso-beauty. Andatemi a seguire. A parte quello, ho fatto un video, appena mi è arrivato il pacco, ho registrato, ovviamente prima di andare a cena, solo che era uscito male e l'ho dovuto registrare prima di andarmi a lavare, ma poi dovevo studiare storia, quindi alla fine mi sono lavata che erano tipo 9:30, 9:45. E, a parte i dettagli della mia vita che penso che a voi non vi interessano, scusate, c'erano un sacco di parti che dovevo tagliare. Un sacco di cose che appunto dovevo eliminare, però ho detto chi se ne frega, lo pubblico. Come ad esempio questo video sarà un po' così, ecco. Io, anche per il fatto che sono struccata così, cioè sinceramente non mi interessa, anche perché mi piace così come sono alla fine, sono. Cioè, mi piace così, poi magari gli altri non piacciono, ma chi se ne frega. Ma quello che stavo dicendo appunto, a parte queste cose che avrei dovuto tagliare, niente. Vi chiedo scusa proprio per il fatto di non poter portare magari uno o due video a settimana come avevo promesso. Solo che io magari faccio magari 3 domeniche a registrare 3 video, poi li tengo lì da parte per poi editarli con calma, fare un editing fatto bene, tutto, per poi pubblicarlo, quindi fare le anteprime, eccetera. Ecco, quello diciamo.
che è la parte un po' più dolente di noi youtuber anche. Sì, come in questo caso potrei caricare video così semplici, scialli, eccetera, ma poi cosa faccio poi dopo? Sai, se il canale è fatto bene, messo bene, tutto, cioè, fa molta più figura, è fatto molto bene. E niente, raga, io vi ho... che bella come ho terminato bene. Mi sa che mi arriva fra un po' l'anta addosso, che bello. Scusate, ma c'è un vento abbastanza forte qua da me, quindi vi chiedo scusa. Spero anche che... Spero tanto che vi sia stato utile. Tranquilli, non abbandono il canale. Spero tanto che il video appunto vi sia piaciuto, vi sia stato utile e niente. Iscrivetevi per non perdere i prossimi video e state aggiornati perché a breve tornerò. Comunque, prometto. Appena ho un po' di tempo edito i video, ve li carico, però magari i tempi sono lunghi, quindi magari prima li pubblicavo ogni settimana, ora li pubblico ogni 2 o 3 settimane. Comunque li pubblico, tranquilli. Mi raccomando, attivate la campanellina che la trovate a destra del tasto iscriviti. Deve essere con... attorno alla campanella delle striscioline, che significa che ricevete le notifiche. Dovete andare sulle impostazioni e assicuratevi che le notifiche siano attivate con un flag, così almeno potete essere aggiornati su tutti i miei video e quando li carico, li pubblico. Lasciate un mi piace e al prossimo video. Ciao!